Ragazzi, buon God Day e bentornati in un episodio di Project Playtime che è riuscito nella sua incredibile potenza, incredibile, a farmi arrabbiare. Perché dico questo e perché mi vedete così, come dire, sfatto? Semplice, perché ho passato più di 50 minuti a registrare un episodio di Project Playtime, un episodio che voi non vedrete mai. Questo perché? Perché OBS non mi ha registrato il video. Quindi io ho parlato, immaginatevi io che faccio il primo episodio di Project Playtime, tutto preso e bla bla, che parlo da solo e non sta neanche registrando il video. Quindi 50 minuti buttati completamente. Per carità, meglio che ti è successo con questo gioco che con, ne so, con Elden Ring, Palward o con Popular Dead Capitolo 3, per esempio, no? Dato che ci tenga le cose, mi rode veramente tanto. Non so se sarà una serie lunga Project Playtime, però sicuramente qualche episodio sporadico lo voglio portare. E adesso mi toccherà rifare tutta la intro che ho fatto in quei 50 minuti che voi non vedrete mai. E avevo parlato di tutto, quindi devo un attimo fare mente locale e provare a recuperare tutti i concetti che ho sparato in quel video, perché ne ho sparate di grosse. Intanto, perché stai giocando a Project Playtime? Visto il supporto immenso che ho avuto durante tutta la serie di Popular Dead Capitolo 3, molti consigli che mi sono arrivati sono stati proprio di giocare a dare almeno una speranza a Project Playtime. Mi avete detto che non è un granché di gioco, anche perché io vi avevo raccontato che non sono fan dei giochi tipo Dead by Daylight, dove o sei sopravvissuto che scappi o sei un mostro che acchiappa, quel tipo di gioco non mi fa impazzire, quindi mi avete detto dagli una speranza, soprattutto perché ci sono un sacco di chicche di lore. Ad esempio, Boxy Boo viene introdotta qui, il dottore, personaggio mistico, viene introdotto qui. Quindi ci sono delle chicchette di lore, quindi di dare una speranza. E io ho detto giustamente, sapete che vi dico? Registro sia l'episodio extra che inizio a fare qualche episodio su Project Playtime, che non so se saranno 20 episodi, non lo so, però visto che poi adesso uscirà pure, mi avete detto, la fase 4, dove verrà introdotto Catnap, Miss Delight, ho detto, sai che ti dico? Qualche episodino dove magari provo i vari mostri, provo un po' com'è giocare come umani, tra virgolette. Potrebbe essere una cosa divertente, registro qualche episodio. E purtroppo il primo episodio non è andato a buon fine. Siamo nella fase 3, che si chiama Forsaken, che questo gioco ovviamente in accesso anticipato, ed è ridotto... Ecco che volevo dirvi, una cosa che mi dispiace del video che non vedrete mai è che faceva ridere per i motivi sbagliati. Cioè io, come vedete, sono già a livello 2, ho fatto 4 partite come umano. Meno male che non l'ho fatta come mostro, almeno quello non l'ho mai provato. E sono state deliranti, nel senso, gente che quittava istantaneamente. Io che venivo clippato in dei bidoni dove il mostro ti butta. Ripeto, ci sono stati dei momenti esilaranti, il gameplay era pessimo. Ve lo dico, era pessimo, perché io non è che so giocare a sto gioco. Oggi è la prima volta che lo provavo, no? Quindi mi aveva detto devi risolvere i puzzle, scappa dal mostro, però, capito, no? Quindi, il gameplay non era granché, però vi giuro che faceva ridere. Mi rode tantissimo perché erano veramente 50 minuti di pura godura, perché faceva ridere, ma per i motivi sbagliati, perché il gameplay era pessimo. Eppure, sono state delle gag veramente incredibili. Quindi spero che ricapitino delle gag simili in questo video incredibile o nei video futuri. È andata così, che dovete fare? Comunque, ecco, questa è una cosa che avevo detto ad esempio in quel video. Cioè, questo gioco è canon nella storia, nell'universo di Poppy Playtime. Boh, cioè, è una linea temporale diversa, è il passato. Credo sia il passato, perché noi di fatto siamo un gruppo di tizi mandato qui per trovare oggetti sus, tipo, c'era una descrizione che non mi ricordo dove, aspetta. Mi sa che era tipo qua. Eccolo. Se vedi, specialisti armati di grappa che mandati qua vedi, per risolvere puzzle. No, c'era scritto da qualche parte. Cioè, come se fossimo stati mandati qui a recuperare oggetti, cose, a sapere informazioni, capito? Cose del genere. E ci stanno i mostri che ci inseguono. Però, secondo me, non è canon a livello della storia questo gioco qui. Secondo me, poi ditemi voi. Qui puoi customizzare il tuo personaggio. Con i soldini compri le cose più fighe. Quello che stavo dicendo un attimo fa. Qui le cose fighe le devi comprare con, non con questi spicci, come dire, questi soldini di Poppy Playtime, ma vuoi la monetina, il cash vero? E di comprare tutte le skin e cose varie. Però ripeto, io non ci shoppo neanche un soldo su questo gioco. Se devo shoppare, mi shoppo Arlecchino, se permettete. Visto che uscirà Arlecchino su Genshin Impact nella 4.6, se devo proprio shoppare, mi shoppo Mammy Arlecchino, che, capito, shopparmi, non so, la skin di Mammy Longlegs anni 80, capito? Per carità, Mammy Longlegs, mia madre. Quindi qui potete comprare le cose. Mi ero visto tutte queste robe in quel video, ragazzi. Vabbè, ma non è che mi rimetta a rivederle tutte, altrimenti non riesco manco a registrare qualche video. Comunque, ci stanno dei costumini simpatici, zainetti. Carino che ci sono le manine del prototype, vedi? Addirittura le emoticon puoi comprare. E se vai su mostri ci sono un sacco di skin stranissime. Guardate, Huggy Wuggy pizza e popcorn. Questo è molto figo. Volevo farvi vedere le emoticon. Carino. Dove sta? Ma ecco, Mammy Long Legs. Potete comprare, vedete, Mammy Mercoledì è molto carina. Questo fa veramente cagare. Questo è terrificante. E poi c'è Boxy Boo, pirata simpatico, colorata.
qui che siamo un festone natalizio, insomma, cose così. Quindi abbiamo visto la parte shopping, quindi queste sono quelle che poi spariranno, deduco, perché la fase 3 poi ne metteranno altre. Questi non credo si prendano giocando, capito? A meno che puoi convertire questi in questi, però non lo so. Allora, quindi questa è, diciamo, la parte sus dello store. Poi, livello, siamo a livello 2, vi ripeto, ho fatto 4 partite che quelle lì sono andate perse. Io non ho capito una cosa. Questi sono robe tipo Fortnite che tu sblocchi mano a mano, no? Giocando, no? Io ho sbloccato dei biglietti che penso automaticamente mi abbia messo qui. Questo qui, mi spiegate come si prende sto affare? Mi dice che mi hanno dato questa specie di salvagente con la forma di dello dinosauro, che è un Bron, ma non so dove si prende. Cioè, dove lo prendo questo oggetto mistico? Non ce l'ho, di fatto, perché se io vado qua, non ce l'ho. Vedi? Non ce l'ho. Ditemelo voi, non ho capito dove sta, me lo volevo mettere perché era una cosa simpatica. Poi, una cosa su, possiamo giocare come specialisti, appunto, come mostri. Oggi faremo probabilmente almeno 3-4 partite come specialisti a questo punto. E poi farò un episodio solo su Huggy Wuggy, uno su Mummy Long Legs e uno dove proveremo Boxy Poo, così almeno la serie va un po' avanti. Mi divido le cosine così ogni episodio avrà qualcosa di simpatico. E poi abbiamo la camera più sus, questa qui. Questa 2 prima me la dava bloccata, quindi deduco che probabilmente ti sblocca VHS mano a mano che sali di livello. Mi aveva detto di ascoltare proprio una videocassetta specifica del Dr. Sawyer, dove spiegava della Bigger Body Initiative e tutte queste cose qui. Però io ho già sentito la VHS 1 in quel video lì e non era quella che mi dicevate voi. Quindi quella lì secondo me la sblocco andando avanti. In caso ditemelo che salgo di livello e ci sentiamo la videocassetta. Poi ho fatto le battute sul telefono, perché oltre a Boxy Boo, Dr. Sawyer, anche il telefono è stato preso da qui e poi messo nel capitolo 3. Qui prima mi hanno chiamato, ma purtroppo la chiamata è andata persa, non si sa chi mi ha chiamato. A questo punto ci risentiamo le VHS che ho sbloccato e poi proviamo qualche partita. VHS 1, risentiamola. Questa l'ho già sentita, ma 2 non l'ho sentita. Eccolo qua. I'm called the doctor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic. Now we're understaffed. City protocols are being abandoned. Workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. Ritiro tutto quello che ho detto fino a un minuto fa. Non era questa la cosa da dire. And simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working. E certo, sono giocattoli. Human. Certo. Put me in charge of it, and I will save. Mamma mia, che voce assurda che c'ha lui, però. Ok, questa era la videocassetta che mi dicevate ad ascoltare. Quindi la VHS 2 che ho sbloccato salendo a livello 2. Ah, beh, dai, questa è una cosa positiva. Ok, ecco, questa è l'altra cosa. Che cavolo mi sta scrivendo? Ci puoi sentire? Ci puoi vedere? Darci un segno. Che dovrei, mi tasti? No. Stiamo provando a contattarti. Questo non ho idea di che cosa stia succedendo, questi pure prima non capivo. Non sappiamo se possiamo fidarci di te. Sei una persona fidata? Devi provarcelo. Boh, non so, questa cosa è molto sus, pure prima mi hanno detto le stesse cose. Ti stiamo mandando un regalo? Dove sta? The Bigger Body Initiative. Ah, posso mettere Keep This a Secret. Ah, perfetto, ho tolto la cosa, fantastico, sono top giocatore proprio, vabbè. Ah, no, questa è l'altra allora? Ecco, questa, dove c'è Boxy Boo che non uccisce. Quindi a quanto pare Boxy Boo è stata proprio la prima creata. Buongiorno. E che gli fa con questa? Mi sparava da lontano. Immaginate Boxy Boo che capito qua. Naturally, you have proven my Bigger Bodies initiative a success. Now, we need to start tailoring that appetite of yours to get an update on the situation for all stores. Ma questo è sempre la stessa cosa che mi scrivono. Ora che vi ho detto in sintesi tutto quello di cui ho parlato per 50 minuti, possiamo provare a fare qualche partita. Allora, sono le 2 del pomeriggio, quindi deduco non sia proprio un orario sus per giocare. Però proviamo a giocare come specialisti. Proviamo a fare almeno 4 partitine. Saliamo a livello 3 e poi provo a registrare un video dove facciamo invece i mostri. Fight a match. Vai. Ovviamente voi non potete vedere perché la telecamera è esattamente sopra al matchmaking, però siamo 5 su 7. Diciamo, nelle 4 partite ho fatto la mappa del teatro una volta e le altre 3 volte la discarica, con macchinari sus incredibili. Ah, ecco, questa è una cosa che puoi modificare. Io ho messo questa immagine qui, che è molto significativa del prototype che tiene Mummy Long Legs, così, eh? Che dite? No, questa non l'ho mai fatta. Ok, siamo con un pro player. Quello c'ha la skin di Huggy Wuggy dorata. Allora, se c'è una cosa che ho capito è che non bisogna mai stare fermi.
Beh, meno male che stanno a giocare perché io non è che mi sono bravissimo. Oh, ok. Va bene. Cerchiamo di dividerci, magari diamo una mano. Ok, diamo, seguiamo questo tizio. Ok. Dai, 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 facciamo una bella figura. Dai, quello, 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 che ce la facciamo? Oh, ok, GG. Bene. Ah, questo non l'ho mai fatto. Andava bene? Vinto? Ok, c'è BoxyV che sta saltando, non so per quale motivo. Vabbè, ragazzi, è andata così. Ma che carina BoxyV. Io direi di andare. Scappiamo. Tra l'altro non ho ancora capito se ci si può nascondere. Credo tipo qua dentro. Ah, ok, posso nascondere. Non so cosa stia succedendo, sinceramente. Ok, ma qui dentro mi aveva buttato prima Kiwaki e non era finita bene. Verde, rosso, giallo. Verde, rosso, giallo, viola, blu. Ok, GG, fatto pure questo. 2, 3. Sì, ho visto. Aiuto! Ah, ok, BoxyV ha deciso di giocare, perfetto. Credo siamo morti. Ok, nascondiamoci qua dentro. Il lato positivo è che questa partita sta durando più di tutte le altre che ho fatto nell'episodio che non vedrete mai. Questa è una cosa positiva. Ma, oh. Ok. Io non ho mai vinto una partita a sto gioco, eh. Faccio questi passetti che sono veramente sus. Cioè 3 su 6. Dobbiamo fare 6 parti e poi magicamente il treno funzionerà. Oh, ragazzi, sta andando alla grande. Secondo me ci sta a far vincere apposta BoxyV, perché io non, nelle altre venivo one shotato. Ma non ho capito, ma è andata via BoxyV. Ok, abbiamo chiuso una porta così tanto. Ok. Ok, ho visto BoxyV, scappiamo. Oh, qua, ragazzi, 4 su 6, non, chi ci è mai arrivato? I miei compagni sono molto più abili di me. 5 su 6 comunque. Che paura. Partitona? Per carità, non è che ho fatto granché, però qualcosa ho risolto anch'io per essere la prima partita seria che faccio. Ripeto, le altre sono state uno sterminio. Allora, qui mi sa che dove arriva il treno, quindi io mi comincerei a mettere in questa zona sus. Potrei mettermi dentro un armadio, mi sa. Seguiamo questo tizio. Loading. Ok, non so cosa sia successo. Mi ero cacciato. Ma stava andando bene. Su, dai, qualcosina ho fatto. Dai. Ma proviamone un'altra. Dai, ma mancava un pezzo. Magari è la prima partita che vincevo. Proviamone un'altra e poi provo a registrarne qualcuna come mostro. Non l'ho mai fatto come mostro, sempre come umano. E sicuramente ci farò qualcosa quando uscirà la fase 4. Che magari lì, sai no, torna un po' di gente. Perché come vedete qui, non è che ce n'è stata tanta a giocare. Però sai, col fatto che mettono Catnap, Miss Delight, un po' di gente torna. E mi sa che invece non ce la facciamo a fare un'altra partita. 3 su 7. Oh, 7 su 7, attenzione. Perché era divertente la scenetta con BoxyV e saltella, eh? Quella era stato simpatico. Non mi ricordo come si fa un emotico. Vabbè, a questo punto, ecco, Destroyatore l'ho fatto un paio di volte. Facciamo questa che almeno mi ricordo vagamente come stanno le cose. A livello di gameplay, questa qui sicuramente è stata una partita più bella di tutto il video che è andato perso. Erano 4 partite, ma giocate malissimo. Duravano massimo 3 minuti l'una, perché o quittavano tutti o il mostro ci mangiava tutti, quindi insomma, capita? Quindi sicuramente sono più contento. Mi dispiace lo stesso perché ci sono stati momenti esilaranti. Immaginatevi momenti tipo BoxyV che si mette a saltellare, però in versione peggio. Quindi con gente clippata e cose strane. Ecco, ad esempio gli altri si stanno già muovendo, no? Mi sa che la connessione è mia oggi. Loading in mappa, senti quanto cammina l'Artio, sto ancora al caricamento. Oggi la linea non collabora con me, mi sa che è andata. Mi sa che continueremo a vedere questa Mummy Long Legs e il prototype. No, ce l'abbiamo fatta. Ok, posso skippare? No, è inskippabile, perfetto. In base alle skin si capisce se uno ci gioca, questo c'ha tutto il set di Akiwa, quindi presumo sia fortissimo, ecco. Questa l'ho fatta 3 volte, ho fatto la mappa del teatro che è molto carina, e questa qui
le altre tre volte. Questa è molto difficile da capire, che è molto dispersiva questa fabbrica sus. Qual era la prima partita dove devo boxy boo? Perché nelle altre ho beccato solo Mamilon Glex e Agiwagi. E vi posso dire che la più difficile è Mamilon Glex. Non so, è velocissima, è tipo difficilissimo da schivare. Mi sa che sta arrivando. Sì, sento cose. Sento qualcuno alle mie spalle e non promette bene. Tra l'altro, tipo, in una di quelle partite Agiwagi usava degli Agiwagi piccoli. Quindi credo ci siano delle abilità, però non è che ho capito come si sbloccano queste abilità. Ai ai ai, ragazzi. Ah, è una Mamilon Glex, fantastico, abbiamo perso. Mamilon Glex è imbattibile, ragazzi. Le ho perse tutte. Troppo veloce. Ah no, sono incastrato. No, è andata così. No, Mamilon Glex è imbattibile. Rispetto a Giwagi e Boxy Poo è proprio un altro livello. E si finisce nel secchio. Questo è un pro player, si abbassa addirittura. Un cavolo di pro. È andata così. È andata così. E niente. Beh, è andata. È andata, la fratello, ci hai provato. Quella di prima era vinta, non capisco se mi hanno chiccato. Poi le avevo risolti tutte le enigmi prima. Ogni tanto bussavo. Questo provo ci sta a pensare se salvarmi o no, eh. Revive Need, proviamo ad aiutare lui. Visto Mamilon Glex, bella arrabbiata. È possibile, ragazzi, schivare Mamilon Glex? Ci ho provato. E si rifinisce in castigo. Ci abbiamo tre vite, poi siamo morti, eh. Ah, sono morto? Game ended. Non ho capito, ma scusa, non c'avevo tre cuori. Dovevo essere preso tre volte per morire, no? Vabbè, spero che questo video, episodio numero 1, 2.0, vi sia piaciuto. E fatemi sapere, io sono confuso. Non so se mi piace o no questo gioco, sinceramente. Cioè, da una parte è carino, dall'altra... Non lo so. Boh, non lo so, sono confuso. Vabbè, ragazzi, io provo a registrare il secondo episodio, provate a giocare come mostro, magari è più divertente, non lo so. Però voglio capire la cosa delle abilità. Secondo me si devono comprare da qualche parte queste abilità. Eccole, questo! Le devo comprare? E se comprano pure queste a quei punti, te pareva? Non lasciare traccia. Mazza quante sono. Questo potrebbe essere carino, visto che non è che siamo fortissimi. Almeno aiutiamo gli altri, che dite? Vabbè, vediamo, ditemi voi in caso, ditemi voi. Se preferite che compro qualche costumino, aspetto. Altrimenti ditemi voi, se ci sono delle passive importanti le compro. Immagino ci siano pure i miei mostri. Quindi vabbè, ragazzi, che cosa, secondo voi, ci vediamo al prossimo episodio.